Oggi è uno di quei rarissimi giorni in cui anche se la sveglia suona presto, non solo non disturba, ma siamo già lì, svegli e pronti ad aspettare che suoni. È una giornata che, come tanti altri, aspetto già da 3 mesi, sin da quel momento in cui per l'ultima volta ho tenuto in mano quegli splendidi pesci che sopra ogni altro mi piace pescare e vedere nuotare liberi nel loro ambiente. Quest'anno, grazie alla nuova amicizia con Francesco, un'espertissima guida di pesca e ittiologo che partecipa al progetto Life Streams, anche durante il periodo invernale ho avuto modo di avere contatto con gli splendidi pesci che popolano i nostri torrenti. Ed anche per questo ho deciso di condividere proprio con lui questa prima giornata, dedicata finalmente alla riapertura della trota Fario. Ed eccoci qua finalmente, apertura trota Fario 2024, primo febbraio, un po' presto in realtà, infatti probabilmente le troveremo in fase riproduttiva, vogliamo verificare anche questo. Già tanta strada fatta, il fiume lo conosciamo bene, è il mio spot preferito, quello che chiamo il fiume dei giganti. Ed è molto lontano da dove sto adesso, quindi la sveglia ha suonato presto. Ma ora siamo quasi arrivati. Incontreremo lì Francesco e niente, ci vediamo fra poco sul fiume. Eccoci finalmente, tornati sullo splendido fiume dei giganti. Francesco ci sta raggiungendo. Abbiamo scelto un passaggio alternativo un po' impegnativo oggi. Ora montiamo le esche e iniziamo subito a pescare. Ok, ci raggiunge. Apertura, ragazzi. Apertura, finalmente apertura. Lo spot è veramente promettente. Ora cerchiamo di non farci vedere e non spaventarle. Montiamo le esche e iniziamo subito qualche lancio. Ok, collaudo tra l'altro della nuova GoPro oggi. Questa è la mia esca, quella di Francesco è quella piombata. La mia è spiombata, come vedete. Vediamo cosa succederà. Ok, Francesco sta facendo i primi lanci per sondare questa prima buca, questa fondante in questa corrente. Queste prime buche, troverò quella di sopra, la corrente un po' meno turbolenta. Allora, sembra nulla dal primo spot, adesso inizio ad avvicinarmi alla seconda piscina. Facciamo qualche lancio anche qua, che magari queste piscine sono un po' turbolente, l'attività dei pesci adesso dovrebbe essere bassissima. Adesso che proverò direttamente nel piscino. Ok, stiamo percorrendo il fiume, i pesci ci sono perché prima sono riuscito a vederne distintamente una che, dopo molti saltelli, ha reagito alla presenza dell'esca e poi però l'ha ignorata completamente. Ma ancora nessuna mangiata. Veramente difficile, come sempre, l'apertura, a maggior ragione in questo periodo di febbraio. I pesci non si vedono neanche in giro, sono proprio nascosti nelle tane. Estremamente apatici. Acqua molto fredda, però ci proviamo. Ovviamente l'obiettivo è scappottare, niente di più oggi. Ci basterebbe solamente prenderne una, possibilmente una a testa. Allora, Francesco ha allamato il primo pesce della stagione, che non è una trota. Non è una trota. Oddio, È il ragazzi. primo pesce della stagione, ma è un po' Oddio, sovradimensionato. oddio. Non ce lo aspettavamo. Ha fatto un lancio così, è partita la canna e ho detto: che mostro hai preso? Un carpone!
ce n'è, eccola là, è là Non so sotto. se è quello più grosso, Non perché so abbiamo se. visto anche uno più grosso, ma questo è Ce ne veramente un sono due, bel ma questo è un mostro. Questo è un mostro, era Guarda, il successo anche a me, cane ma questa è rimasta soffre. allamata proprio bene per la coda. Se per caso riesci a portarmela qua, proverò a guadinarla. Qua dove te la porto? Di là? E Perfetto, qua dai. la aspettiamo. Cioè, credo che sarà una cosa abbastanza lunga perché il carpone per la coda. Di nuovo dall'altra parte della piscina. Però è una piscina chiusa, non se ne può andare, quindi finché resta all'amo, Fondo, cazzo. finché resta È all'amo, scappato. è là, io la vedo bene. Però la vedete anche voi, guardate che pescione. Però sei in punto perfetto. Sì, il punto è ottimo. Il problema è che non so se entra nel retino. Oddio, Dovrò metterci la testa e tirare a riva. Magari faccio anche così perché lo vedo piegato. Quindi è meglio piegarlo dal lato opposto. Dov'è? Adesso è qua. Adesso è qua. Sto cercando di risalire la corrente. Occhio, è sotto la roccia. Ma è controcorrente, dovrà diciamo che uscire. con la canna che c'ho. Guardate quella povera cannetta. È uscita. Sì, è uscita, eccola là, la vedo. Che sforzo per tenere quel pesce veramente sovradimensionato dall'altra parte. Oddio, veramente sovradimensionato. Vengo di là. Sta risalendo la corrente. Grande effetto. Guarda la discesa. Adesso è scesa, mi ha visto ed è ripartita in giù. Adesso andrà di nuovo qua sotto. Scusa. Ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'. Minchia la canna. La canna è Tornati. piegata a U. Guardate il mulinello. Palo! Ah, non si ferma, non si ferma e non si ferma. Non si ferma. Sembrava avesse invece non aveva ancora Esaurito la niente. benzina. Eccola là. Va com'è. Si impegna, i carponi sono forti. L'altra è sparita. Non so se, forse è la più piccola, lo sai? Ma è già un bestione. Meno male che la più Se era piccola. la più grande era un macello. Ma comunque questo è un pesce di 4-5 kg. Veramente oversize. Per questa lenza. Eccolo qua. Vediamo se ci dà una chance di guadinarla. Devo appoggiare la camera perché. A me piace Guarda. Non ci arrivo. aspetta, non Sì, no. Quando vedo bene la testa gliela infilo dentro, altrimenti no. Eccola qua, ma è un mostro! Ma è un mostro! È un mostro! Oh, questa mi sa quella grande, è un mostro! È un mostro! grazie Ok, grandissimo! Guardate che pesce! È un mostro di una carpa! Un vitello! guardate era appena Proprio per la coda! si è andata via l'esca ma era appena presa per la punta della Con l'amo singolo sulla punta della coda. Cioè, guardate incredibile rispetto al retino, e guardate questo è il retino che teneva dentro la trotta da 1,5 kg. Dai, facciamo le cose al Cioè, volo, che enorme, enorme. l'ho fatto stancare Che per bene. pesce!
facciamo qualche fottina e Sì, decisamente facciamo qualche fotina. la liberiamo subito, dai. Che spettacolo! Vai, togliamo il retino. Bella, mi fai togliere la rete? Grazie. È proprio lunga, guarda Cioè, come guarda cazzo che è cosa lunga. Ok. sei. Adesso non voglio girarla lì sulle spine, poverina. Aspetta, aspetta. Giro la camera. Guardate che pesce. Cioè, non vorrei dire, ma guardatelo di fianco al mio piede, io ho un 45. È allucinante. Ma che carpa! Cioè, guardate la testa rispetto alla mia mano. È immensa. Che Guardate la cannetta con l'ha presa. cui l'ho presa. Lo Cioè, guardate rispetto al spessore della pesce, canna. che cos'è? È veramente Mi immane. bagno le mani. Eccola qua. Eccola qua. Eccolo qua il vitello, dovremmo dire. Oh mio Arriva, eh. Dio. Che pesce. Guarda in camera. Che pesce. Che spettacolo. Bellissimo. Che spettacolo! Guarda, è Vai! rossissimo. Sì. Ma che fai? Mangi gamberi anche tu? Guarda quanto è rosso. Tutte rosse! Anche le trote, anche le carpe! Ma che spettacolo davvero! Che spettacolo! Foto! Ok, vai. Eccola qui. La carpa vitello. Adesso piano piano Torna nella sua piscina. Che io non devo neanche scivolare. pesce spettacolare. Non sono solo le trote i giganti di questo fiume. L'ho sempre detto che lo chiamo così anche per le sue carpe. Ed ecco qui la prova. Che pesce spettacolare. Questo va. Prova di come sia sano questo fiume. Madonna, guarda che bellezza. E del fatto che non tanti vengano qui a pescare. L'avevo disegnato da poco questo pesce, è come se l'avessi evocato. Eh sì, Guarda eccola che come se ne va. Ciao bellissima. La va. Guarda come la rivedremo. rinforza. Avremo modo di rivederla perché qui torneremo senz'altro. Bella apertura. Bra. È andata, dai, Complimenti, questa apertura giornata. tratta torrente, In qualche personal modo best abbiamo carpa. scappottato. Ora manco io in qualche modo. L'altra carpa è sparita, quindi non posso sperare di agganciarla per sbaglio come è successo a lui. Ma devo dire che è stato un piacere anche vedere questa cattura, spettacolare. Bisogna venire a carpa in questo fiume anche una volta. Per adesso vediamo se esce una trotella o qualcosa anche per me. Beh, eccoci di nuovo alla macchina. Ho appena salutato Francesco. Per oggi abbiamo deciso di chiudere, abbiamo continuato a provare per le piscine superiori rispetto alle ultime immagini che avete visto, ma non c'era praticamente traccia di pesce. In tutto il giorno ho mosso solo una trota sulla camola, molto piccola, e ha dimostrato veramente poco interesse. È 1º febbraio d'altronde e la giornata è completamente inadatta, essendo fredda e nuvolosa. Quindi per oggi ci abbiamo provato. Comunque, la carpa che ha preso Francesco ci ha regalato la prima grossa emozione della stagione, ma ancora la prima trota non siamo riusciti a prenderla né io né lui. Ma senz'altro, ci riproverò ancora. L'apertura è andata così, si sa che il cappotto, soprattutto l'apertura, è sempre dietro l'angolo. E per oggi comunque sono soddisfatto di aver partecipato alla cattura di quel carpone mastodontico e direi che va bene così. Senz'altro tornerò a breve, non in questo contesto, ma ho già in mente un altro paio di location nel quale provare a insidiare le trote in questo periodo. Quindi senz'altro torneremo molto presto sui fiumi, ma per adesso direi che per oggi è tutto.
con qualche asparago che sono riuscito a trovare lungo la via del ritorno e che insaporirà un risotto stasera. Io per oggi vi saluto, vi ringrazio e direi che ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e a presto.